Uno dei motivi per cui il governo ha posticipato gli allentamenti delle misure di sicurezza al 4 maggio era perché si temeva che in occasione del 25 e del 26 aprile, ma anche del 1 maggio, si verificasse una fuga dalle città, dalle abitazioni e quindi si creassero quegli assembramenti che assolutamente non vanno creati. Dunque siamo a Campobasso, una delle strade in entrata e in uscita dalla città capoluogo, come vedete alle mie spalle dalle immagini che vi stiamo mostrando, c'è in atto un dispositivo organizzato dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, al lavoro la Polizia di Stato, ovviamente in collaborazione con tutte le altre forze dell'ordine, perché si tratta di un dispositivo di controllo interforze. Servirà a garantire che ci sia innanzitutto il rispetto delle regole. È necessario non uscire di casa per motivi inutili, non creare assembramento e se si esce farlo con tutti i dispositivi di sicurezza, ma noi sul motivo di questo rafforzamento dei controlli abbiamo parlato con il commissario Michele Giglio. Dottor Michele Giglio, commissario della Polizia, in atto in questo fine settimana che coincide anche con il 25 aprile un dispositivo di controllo per evitare violazioni delle regole anti-Covid. Sì, stiamo dando atto e quindi riscontro all'ordinanza del questore di Campobasso Conticchio e quindi stiamo ponendo in essere dei servizi straordinari del controllo del territorio che si protrarranno anche nella giornata di domani, quindi 25 e 26 aprile. Il tutto ovviamente è finalizzato a dare riscontro a quello che è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 che mira al contenimento e alla gestione del Covid-19, quindi il tutto è proprio mirato a dare riscontro a ciò. Quindi noi in questo momento, con questo dispositivo che è in atto qui a Campobasso ma anche in tutta la provincia di Campobasso, verifichiamo che le persone effettivamente rispettino quello che il decreto preveda. E finora sembra che questo decreto sia rispettato, perché la città è semideserta, così come sono semideserte anche le arterie secondarie. Sì, i cittadini di Campobasso stanno rispondendo in maniera esemplare all'invito dato più volte anche dal nostro questore. E, chi esce di casa anche in considerazione della bella giornata lo fa esclusivamente trattenendosi per pochi minuti nei pressi della propria abitazione, così come previsto nel modo specifico dal decreto. Ci sono in ausilio anche pattuglie da Bari e un elicottero si alzerà in volo, arriva da Napoli, proprio per controllare che le fughe non avvengano nelle campagne. Sì, perfetto, è stato previsto anche questo dal nostro ufficio di gabinetto, ovviamente su indicative del questore, è previsto anche l'arrivo di un elicottero che monitorerà soprattutto le campagne circostanti la città e anche abbiamo l'ausilio di colleghi del reparto mobile di Bari che presteranno sia oggi che domani il loro aiuto. Speriamo che non ce ne sia bisogno eventualmente per qualche problema magari più rilevante, però al momento fra l'altro lo sentiamo proprio in questo momento l'elicottero in arrivo, sì, sul Campobasso. L'operativa mi ha avvisato, era proprio sta arrivando. E questo è un dispositivo interforze, quindi oltre la Polizia di Stato vede coinvolta anche l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, nonché la Capitaneria di Porto per quanto riguarda Termoli, la città di Termoli, e anche la Polizia Locale ci sta aiutando e sta ponendo in essere anche con pattuglie proprie questa attività di monitoraggio del territorio della città di Campobasso e anche delle arterie principali che conducono nei vari paesi, a Termoli, Larino. Anche la stradale è presente con pattuglie proprie, quindi siamo mobilitati praticamente tutti. Dispositivo che sarà ripetuto anche il 1 maggio? Al momento le previsioni sono quelle, il dispositivo sarà ripetuto anche il 1 maggio, anche se il controllo è continuo, è quotidiano, tutti i giorni abbiamo delle pattuglie che rafforzano il controllo del territorio in città e sulle arterie principali della provincia di Campobasso. E allora stavamo anche chiacchierando proprio con il commissario Giglio, è arrivato anche l'elicottero, continuerà
a controllare dall'alto tutta la provincia di Campobasso, lo farà oggi ma lo farà ovviamente anche nei prossimi servizi disposti dal questore. Dunque una città controllata, ma anche una città, quella che è apparsa fino ad oggi, che sa rispettare le regole necessarie per evitare che torni ad accadere quello che purtroppo abbiamo visto nelle scorse settimane.